Ma Valerio è il simbolo di questo Bari, a prescindere dal gol dell'altro giorno. E ha sempre dimostrato grande senso di appartenenza, grande amore per la piazza di Bari, e sono contento per lui perché merita di raccogliere questi attestati di stima, soprattutto questi risultati comunque che ancora riesce ad ottenere in campo, perché il suo segreto è la fame, la voglia di sorprendere ancora, e di lottare per la maglia che indossa. Don Vale, ci siamo visti in aeroporto, ci siamo incrociati per pochi minuti e poi mi è venuto a trovare qui a Ferrara, quindi siamo stati insieme 2 giorni, insieme alla sua famiglia. Ci continuiamo a sentire ovviamente tutte le settimane, e è normale che il nostro rapporto continui anche fuori dal campo, perché lo era prima, e a maggior ragione adesso, quando non ci si vede più al campo, telefonicamente diciamo, confrontiamo sulle nostre vite, sia private che professionali. Sicuramente ha avuto un ruolo attivo nel 2019, perché comunque mi chiamava spesso e per parlarmi, insomma, di Bari, di quello che si voleva fare, di quello che si voleva raggiungere, e devo dire che è stato sì determinante nella mia scelta, perché insomma la mia paura, tra virgolette, era solo il doppio salto di categoria all'indietro, soltanto quello, perché poi l'ho sempre detto che avrei fatto quella scelta e avrei scelto quella categoria solo per una piazza come Bari. E Vale è stato determinante in questo, e devo dire che poi negli anni siamo stati bravi a portare anche una mentalità, una voglia di senso di appartenenza verso la città di Bari, e che poi ci ha portato comunque a dei risultati, perché comunque io e Vale abbiamo come dice lui, quel fuoco dentro che ti spinge ancora a quest'età a voler, non dico dimostrare, ma mettersi alla prova e mettersi al servizio in questo momento di due società differenti, per poter ottenere dei risultati. Ma certo, assolutamente che seguo il Bari, seguo tutte le mie ex squadre, ma ovviamente il Bari con particolare attenzione, perché ha significato tanto per me e per la mia famiglia. Siamo stati, come ho detto più volte, non voglio ripetermi, molto molto bene, siamo ancora legati alla terra pugliese, e è stata un'esperienza molto bella per me, molto positiva. Non è stato semplice in alcuni momenti, dove non riusciamo a raggiungere risultati, però poi penso che la gente e i tifosi mi abbiano apprezzato, perché io sono fatto così, metto tutto me stesso a servizio delle squadre dove ho militato negli anni, e anche di più. Mi cerco di fare tutto al 100% da tutti i punti di vista, e Bari per me è stata una tappa importante, bella, sia dal punto di vista calcistico che anche dal punto di vista umano, visto che la mia terza bimba Alice è nata a Bari, quindi rimarrà per sempre, a maggior ragione, nel mio cuore. Ma è normale che l'11 giugno è stata una giornata tragica dal punto di vista sportivo, perché meritavamo di andare in A, però poi il calcio è questo, lo sport è questo, bisogna accettare i risultati. E bisogna andare avanti assolutamente. E dispiace perché sembrava quasi la nostra stagione, no? Avevo quella sensazione là. E peccato, perché insomma poteva cambiare il mondo, però, come ho detto prima, bisogna accettare il risultato sportivo.